Una sfida importante ed è difficile, infatti sono preoccupato perché mi vado a prendere una responsabilità che non dovrei prendermi. Ecco, stiamo recuperando perché io sono stato, è la cosa più brutta per la provincia di Teramo, dico, sono stato in quegli uffici regionali dove veramente non vi racconto gli aggettivi che danno sulla nostra provincia, ma quello che esce è la perdita di credibilità della nostra provincia, perché avete avuto dei soldi 5 anni e avete fatto ben poco oppure nulla. Non è oggi e domani stiamo approntando una lettera di risposta alle loro lettere per dire che vi togliamo i fondi, dove ci prendiamo un impegno con un cronoprogramma reale di fare il ponte in un anno e mezzo e da lì ci aspetteremo, grazie, ecco, alla Regione, l'ultima proroga, l'ultima chance. E lì ci giochiamo tutto, sperando che, ecco, ci assistano anche dal cielo perché basta un ricorso per andare tutto a ruota, perché è un'opera strategica che dobbiamo fare e anche qui io sentirmi scrivere sul ponte, se io fossi stato dall'altra parte io non parlerei perché mi vergognerei. I fatti sono Ecco, quelli, però invece qui quindi si nel parla del momento in ponte, cui polemica sul uno. ponte, di Bonaventura che fa, io dico che fa? Faccio niente, non Beh, dovrei nel fare momento in nulla, cui però uno si informa, sa come sono andate le perciò cose. ecco, infatti adesso sul ponte c'è una Quindi che massima si farà? attenzione. Partirà un altro bando? Sì, dovremmo, ecco, Ok. adesso I tempi saranno sicuramente brevi. stiamo per chiudere, capire, ecco, le azioni, perché dobbiamo intanto, ecco, chiudere per il finanziamento che la Regione ci deve confermare per un altro anno e mezzo, da qui a fine 2020, e poi lì far partire un iter veloce per la costruzione di questo ponte che è strategico per la vallata, perché lì c'è un ponte vecchio che soffre già ad una corsia e se qualcuno Quindi ricorda conferma della proroga, questo patto, diciamo, provincia-regione, Dovremmo starci, però dobbiamo poi aspettare la l'ufficialità, pubblicazione del poi bando, subito, l'aggiudicazione e l'inizio dei lavori perfetto, e i lavori dovremmo, stessi che poi dovranno ultimare. perfetto, E perfetto. insomma, mi sembra un tour de No, cioè, ecco, force. perciò immaginate, ecco, parliamo del ponte di 6 milioni e mezzo di euro, dovremmo stare ogni giorno lì sopra con tutti i consiglieri. Abbiamo tutte le gare per le scuole da far partire, che sono, anche qui ci sono già 20-30 milioni di euro in Ecco cassa, ok, appunto, anche io lo questa è dico una. senza paura. E oggi lo dico qui, torniamo appena venerdì dal Ministero, noi riusciremo a portare a casa altri 20-25 milioni di euro per le scuole. Questo per dare la percezione, se Per la messa in mettiamo, sicurezza delle ecco, di scuole, tutte le altra scuole, problematica che ed è bello poi perché se diamo torna percezione, forte a ridosso di un perfetto, evento, perfetto, perché poi purtroppo l'uomo, noi naturale. esseri umani siamo emozionali, ci emozioniamo nel momento dell'accaduto, dell'accadimento, del terremoto, Sì. dopo l'emozione Sì. svanisce, i problemi sono quelli. Però se noi, ecco, facciamo tutte queste gare, mettiamo in sicurezza le scuole, è bello che se possiamo dare la percezione che viene la nostra provincia in scuole sicura, perché questo è quello che vogliono i genitori che vivono in provincia di Teramo.